sono nata a Buenos Aires, in Argentina. Ho fatto la scuola delle arti lì. Ho voluto viaggiare per capire come funzionavano le cose da altre parti e sono capitata qua. Sono arrivata nel 97 e sono venuta qui perché in Argentina lavoravo con uno scultore di qua, di Pietrasanta. Con lui ho imparato a lavorare il marmo. Parlava sempre di Pietrasanta e un bel giorno abbiamo deciso insieme a Veronica di venire qui. Una parte sì, avevo tutta una fantasia montata su di com'era questo posto e poi quando sono arrivata qui ho visto che veramente era più di quello che mi immaginavo, no? Questo spazio ci ha lavorato per tantissimi anni Franco Cervietti e da 4 anni siamo venuti Veronica e io e abbiamo fatto un'associazione e l'idea era continuare, cioè che non chiudesse questo spazio perché è un patrimonio per Pietrasanta. Sto preparando una mostra per luglio, devo fare una mostra a Genova e allora devo preparare diversi pezzi. Questo è un pezzo in legno di platano, è una testa di donna che ha una specie di pesci sopra la testa che vanno via. Ci saranno per in marmo, in bronzo, in legno e in resina e in terracotta anche. E questa è sarà una serie di donne che nuotano. È una sorta di scenario con varie sculture. Cioè questo è il primo pezzo. Poi ci saranno tanti altri sempre in legno e poi ci sono anche delle pitture. Qua è meraviglioso, no? Nel senso di che gli artigiani sono bravissimi e possono portare avanti qualsiasi idea, qualsiasi progetto. Non so se c'è un'altra parte nel mondo dove si può fare questo. Tanti artisti hanno bisogno anche del supporto degli artigiani, cioè è come una controparte, no? Della opera. Riescono a capire che cosa vuoi e a rispettare il linguaggio che hai te con il materiale, che è molto diverso da persona a persona. Delle collezioni di gesso conoscevo perché ci sono un po' in tutti i laboratori di Pietrasanta, ma così tanto come c'era qui non l'avevo mai visto. Una sensazione strana, no? Perché è uno spazio che guarda tanto mistero, tanta storia, tanta polvere vecchia, anche l'odore, no? Che si sente come entrare in una biblioteca antica. Sì, è un posto affascinante, molto affascinante.